Entriamo nella settimana di Natale con la partita di Venezia e con la partita poi in casa con Cremona il 23 e la trasferta ancora a Reggio Emilia. La nostra buonissima fine di primo girone è l'ancora più buono in primo passo del girone della seconda fase di Coppa hanno un pochino distolto l'attenzione dal nostro momento in campionato che invece è molto difficile, molto delicato. Veniamo da tre sconfitte consecutive e le prossime tre gare sono tre gare estremamente difficili, con avversari di livello altissimo, o in classifica messe molto bene, visto la loro stagione straordinaria come Cremona e Reggio Emilia, o comunque squadre dal roster profondo e competitivo per arrivare fino in fondo come la stessa Venezia di Recalcati. Quindi, inizia un momento, una fase del campionato molto dura e difficile che va affrontata per noi con un atteggiamento, con uno spirito estremamente umile di chi venendo da dietro e avendo qualità più basse deve mettere in campo un atteggiamento e una voglia di sacrificarsi straordinaria per ridurre il gap che c'è tra noi e queste squadre, per cercare di strappare 2 punti, almeno 2 punti in questo trittico che vorrebbe dire affrontare il fine girone di andata a contatto con tutto e con tutti. Ecco, questo per noi è un momento molto delicato, importante, che sappiamo dover affrontare in questo modo. Vengono da un periodo delicato anche loro, ma non più delicato del nostro. Se vogliamo inquadrarlo in maniera un pochino più delicata, semplicemente perché le aspettative rispetto a insomma, le loro aspettative saranno di certo più importanti di quanto non lo erano all'inizio le nostre. Però questo è sicuramente da una parte una situazione che li caricherà e li metterà ancora di più sul pezzo per cercare di strappare la vittoria o comunque di metterci in difficoltà e di metterci sotto fin da subito. Sappiamo quanta grande esperienza e capacità ha coach Recalcati di gestire comunque anche i momenti delicati, perché l'allenatore per eccellenza a livello di chimica e di rapporti umani. Quindi sono sicuro che sarà la Venezia il massimo del rendimento che Venezia potrà mettere in campo. Dobbiamo fare una partita umile, una partita di sacrificio, una partita tipo quella che abbiamo fatto a Pistoia, per dare un'idea, cioè in cui non potremo e non dovremo badare tanto allo show o alla finezza, ma alla sostanza e alla concretezza per cercare di rimanere aggrappati alla partita fino alla fine.